1979, Narciso Terziani diventa presidente dell'Arezzo. In panchina siede l'ex amaranto Pierino Cucchi. La squadra poteva contare su elementi come Malisan, Cei, Platto e poi il ritorno di Menchino Neri. Davanti giocavano Pasquali e Colusso. Nel tifo si era di nuovo cominciato a sentire il vento dell'alta classifica. La stagione si concluderà al sesto posto. In quella seguente l'Arezzo si classificò quinto e arrivò al successo nella Coppa Italia semiprofessionisti quando l'Arezzo superò in finale la Ternana 0-1 a Terni e 2-0 dopo i tempi supplementari ad Arezzo. Il ritorno tra i cadetti arriverà nella stagione 1981-1982 con la squadra allenata dall'ex goleador interista Antonio Valentina Angelillo e trascinata dal bomber Tullio Gritti. L'anno dopo gli Amaranto guadagnarono la salvezza, ma la stagione d'oro sarà quella 1983-1984 con l'Arezzo che si classificò quinto a soli 5 punti dalla zona promozione. Arrivarono ottimi piazzamenti in Serie B, risultati prestigiosi, in vetrina giocatori di alto livello, a cui presto si apriranno le porte della Serie A, come accadrà anche nella storia più recente. Un periodo di benessere per l'intera città. Narciso Terziani, oltre ad essere il presidente della Serie B, rimarrà anche il presidente che non è mai retrocesso. Dopo di lui, lo spettro di problemi societari tornò a farsi vivo e nella primavera 1988 la squadra tornò in Serie C. Erano gli anni di Ugolotti, Orsi, Traini, Pellicanò, Colantuono, Tovaglieri, con le sue 10 reti nella stagione 1984-1985. E proprio in quella stagione il momento che è entrato di più nei cuori dei tifosi, il gol del secolo, la famosa rovesciata di Menchino Neri in Arezzo Campobasso. Menchino passa dal rigore sbagliato all'incredibile gol salvezza. Sulla panchina Amaranto c'era Pinella Rossi. Pronto a cross, lo effettua Neri, la rovesciata ed è gol! Splendida rete di Domenico Neri! Grazie Menchino! Splendida rete di Neri! Stupendo gol! I ricordi sono tanti, soprattutto quando abbiamo vinto il campionato, quando abbiamo vinto la Coppa Italia, sono tanti bei ricordi legati a una persona che era veramente al di là dell'uomo, anche proprio come personaggio, era presidente rappresentativo che rappresentava tutta quella società. Quindi ripeto, i ricordi ce ne sono tanti e non è neanche facile ricordarne uno in particolare. Sono cresciuto con lui perché sono venuto giù a 18 anni, lui era il presidente, è stato l'anno che poi l'Arezzo ha vinto la Coppa Italia, poi è arrivato Angelillo e penso che il connubio Terziani-Angelillo sia un po' entrato nella storia del calcio dell'Arezzo. Io sono cresciuto qui e sono diventato quello che sono grazie a lui Angelillo. Lui era il classico presidente vero, nel senso che lui quando entrava nello spogliatoio lo vedevi, cioè la sua presenza era proprio quella del presidente. Magari parlava poco, però si capiva qual era il suo pensiero e quello che ti voleva dire. Quindi un personaggio carismatico che ha fatto a noi, oltre che al presidente, poi era anche una persona buona, una persona che ti dava l'anima. Infatti l'aneddoto più bello secondo me è quello che lui ancora ultimamente chiedeva dei suoi ragazzi, non dei calciatori o di quello che era. Penso che ora trovare un personaggio così sia difficile. Io, Andrea, Mangoni, Vittiglio, tutti i ragazzi giovani che eravamo la prima esperienza, sicuramente ci ha fatto anche da babbo.